Credo che la domanda che si stiano facendo tutti in sala è: ma quando arriva questo cavolo di multiverso? Quando arriva? Adesso cerchiamo di capirlo assieme, però ricordatevi come sempre di iscrivervi a Everyday Plus e attivare la campanella degli avvisi così non vi perdete tutti i prossimi video. E tutte le prossime volte che mi chiederò ma quando arriva il multiverso? Perché ormai è innegabile, è iniziata la fase 5, ma del multiverso ancora si vede pochissimo, in quella che teoricamente è la Multiverse Saga. Andiamo a controllare un attimo assieme. Quanti film della Multiverse Saga parlano effettivamente del multiverso? Ci vado, adesso ci guardo. Allora, Black Widow, Shang-Chi, Eternals? No. No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia? Sì. Thor Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever? No. Ah, poi abbiamo le serie ovviamente, quindi WandaVision no, Falcon no, Loki finalmente sì, è quello che teoricamente apre tutto. What If sì, ma su What If c'è quel grande bo di conta non conta, non si sa. E poi abbiamo Hawkeye no, Moon Knight no, Miss Marvel no, I Am Groot vabbè, She-Hulk men che meno. Quindi capite che finora i prodotti che parlano di multiverso in questa Multiverse Saga sono pochissimi. E lo fanno oltretutto in maniera diversa, perché sembrano completamente slegati. Cioè il multiverso di No Way Home è uno, quello di Doctor Strange è un altro, quello di Loki sembra un altro ancora. E sembra che oltretutto non si parlino tra di loro. Noi ormai abbiamo preso per buono il fatto che sia stata Sylvie ad aprire effettivamente il multiverso, uccidendo colui che rimane. Cosa che però avrebbero potuto e secondo me dovuto specificare, almeno in No Way Home, per far capire che l'incantesimo di Strange va male, non perché Strange è impedito, ma perché il multiverso era già sfilacciato. E tutto questo perché? Perché all'apertura della fase 5, cioè con Ant-Man and the Wasp, quantomeno abbiamo di nuovo solo un assaggio dell'assaggio dell'assaggio del multiverso. Un pochino dal discorso di Kang e qualcosina nelle post-credit. E quindi ora, quando lo rivedremo questo multiverso? Di nuovo vado a prendere la lista. Guardiani della Galassia volume 3? Forse, ma non lo so. The Marvels potrebbe essere, però chissà. Captain America The New World Order? Non credo proprio. E la fatica che faccio a pronunciarlo. Thunderbolts e Blade? Men che meno. E questo solo per la fase 5 al cinema. Secret Invasion potrebbe parlare di multiverso, anche se vado più per il no. La seconda stagione di Loki sarà ovviamente per forza incentrata sul multiverso. Lì bisognerà vederlo tanto e dovrà essere estremamente importante per quello che verrà dopo. Così come forse la seconda stagione di What If. Sulle altre serie forse solo Agatha Coven of Chaos potrebbe parlare. Il timore è che il primo film che parlerà di nuovo davvero di multiverso sia Fantastici 4, che però arriverà poco prima di Avengers The Kang Dynasty, che sarà appunto il film sul multiverso assieme a Secret Wars. Certo, c'è sempre l'incognita Deadpool 3, che però penso resterà un prodotto a sé nell'MCU. Sembra quasi che alla fine della fiera questa Multiverse Saga sia stata appiccicata dopo, cioè che è partita in un modo e poi è stata retconnata in corso d'opera visto il grande successo e il grande clamore dietro a No Way Home, come se ci avessero pensato molto dopo di fare effettivamente il multiverso. E quindi abbiamo preso la pecetta Multiverse appiccicata lì per dire ecco la Multiverse Saga. Io poi non è che chiedo tantissimo, chiedo alcune regole, due o tre cose specifiche dette bene su come funziona il multiverso e che valgano per tutto l'MCU, non che siano divise da film a film. Perché se questa è la Multiverse Saga, allora deve esserlo, non dico per tutti i film, ma quasi. Visto che troppi prodotti tra film e serie TV sembrano slegati da questa macro-narrazione, come in realtà non era nelle prime tre fasi. E quindi il mio timore è che davvero del multiverso vedremo poco finché non arriveremo a Fantastici 4, Kang Dynasty e Secret Wars. Ma spero ancora di essere smentito. E voi invece cosa ne pensate? Siete soddisfatti al momento di questa Multiverse Saga o no? E soprattutto, vi è piaciuta la scelta del multiverso nell'MCU? Mi raccomando, ditemelo nei commenti con tutte le vostre varianti, ovviamente. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!